questa non si tocca mai, ok? La metti qua davanti, perché qua poi tu regolerai la portata dell'acqua e puoi regolare il vento. Io che sono al secondo mi metto dietro di lui, gli tengo la spalla ben stretta, lui è concentrato sull'incendio, lui guarda solo quello, quindi... io gli sono i suoi occhi, quindi io gli guardo intorno, lì c'è un burrone, lui vuole andare a ruotare intorno a lì, gli dico attenzione non di lì o lo tiro indietro se c'è bisogno, okay. A questo punto chiedo acqua, a questo punto gli parte l'acqua, vedi che comunque ha bisogno. Quindi tu a questo punto cosa puoi fare? Puoi regolare la portata, se tu devi fare bonifica vai giù e scavi questo. Ovviamente più acqua meno pressione. A questo punto l'altro tu cosa fai? Tu lo stringi, esatto. E gli tieni la spalla. Esatto, questo l'altro. Io okay. In genere lavoro di crossbow. Esatto, così. Incrociato. Io non lavoro incrociato. Ah ok, così tieni fermo anche questo. E questa te la metti sopra. Ok. Qua. Io lavoro con braccio teso, no. Uno solo però, giustamente, tengo anche questo, che così tengo questo qua. A questo punto tu puoi andare avanti. Esatto. Tu devi fare due cose, aiutare lui a guardarsi intorno. A tenere. Guardare indietro, ogni tanto guardare indietro. Quello che c'è dietro guarda che la manichetta non che finisca. Che non sia tutta intrecciata o cosa. Lui è concentrato. Esatto, di là. Quindi tu puoi andare a spegnere quell'albero là. Tu a questo punto ovviamente la posta. Faccio ruzza, eh? Ecco cane! Tu devi tenerlo. Cioè, sì, infatti io l'ho bloccato proprio sulla spalla, infatti. E lui deve sentire il tuo braccio perché deve che lo blocca. Effettivamente se è messa così lo aiuto anche sulla schiena. Devi vedere. Sì. Se gira il fumo, quindi ti arriva il fumo addosso, tu lo apri. Ah, e lo inumidisci. Se vuoi. Qua adesso hai 130 litri al minuto. Ok. E a questo punto tu puoi anche cominciare a tornare indietro. Attento che se giri sulla destra c'hai il vito. Sì. Adesso quando ci si dà il cambio, allora tu cosa fai? Questa mano sempre lì. Con la mano destra la prendi qua e gli lasci libera la maniglia. Lui okay. Cosa fa? Allunga la destra, prende. Ce l'ho già in spalla. Ce l'hai già in spalla. Non mollate tutte e uno di quelli. Chiaramente. Quando tu senti sicuro, tu okay. Con questa mano, no, molla qua. Gli dici vai dietro. Ok. Lui si mette e la fiato. E fa la stessa cosa. Quindi così ok. Adesso tu qua regoli la. Qua ovviamente quando chiudi va in pressione. Okay. Quando va in pressione è per pulire. Chiaramente. Depulitrice, no? Ok. Se tu devi scavare, per fare. Sì, sì, blocchi sotto. O vuoi andare in mezzo a un salto. Ok. Ah, così questo apre addirittura per il fumo come hai detto. Ok. Se vuoi spostarti, lui si comincia ad andare avanti. Chiaramente. Lui ti guida. No. Ed abbiamo qualche. No, meglio di no. No. Anche perché caso vuole era diritto. Non come me era così. Ok. E quindi basta che. Ok. Devi andare più in alto, lo fai giri. E lo fai in alto, ok. Ok. Ok, adesso per il calo, questo io di solito lo tengo più vicino, ok. Devi vedere dove ti trovi. Chiaro. Il cambio, allora, come hai detto prima. Questa la metti lì. Ok. Perché questa è la posizione dove. Prendo questa e gli lascio libero la cosa. Lui si avvicina, prende, la vuoi okay. Per un momento. Okay, non quella tanto. Mai, quindi. Tu la lasci, ok. E tu gli vai vado? Via. Vado. E vado dai, dietro. Non dovresti averlo. E gli vai dietro. E lo blocco di nuovo. Puoi regolare. Se vuoi fare. Bloccalo. La pulizia. E se vuoi andare quell'albero laggiù, io finito. Vai a spegnere quell'albero lì. Lui deve guardare in giro. Tu devi guardare anche laggiù. A questo punto tu stai operando con 130 metri al minuto. E lui mi ha detto 5 minuti. Io devo capire, se ho solo quest'albero, va bene, lo faccio. Ma se ho tutto da spendere, però lì cosa fai? Parti da uno e fai un settore e basta? O se mi dice 5 minuti e ho tutto da spendere, innaffio e basta? Io sai cosa faccio? Chiude e basta. Chiude e me lo vado. Quando manca uno, questa non si chiude mai. Devi dire a lui di chiudere. Di chiudere, perché se blocchi quella va in pressione quella là e non esce. La manichetta in pressione tu non riesci più a fino a questo punto se vuoi mi sento che sono cattolato.
ribagna il tipo là, prendi la signora col cagnolino, out, ok. Dopo un paio di metri, qua saranno 15 metri, per dare una mano, cosa fai? Io parto. Tu stai, no, è inutile che a questo punto vieni. Dopo 5-6 metri la prendi, tipo dove c'è quella piega, okay. La sollevi, la prendi e vieni su. Tu la prendi dopo altri 4 da qua. Esatto, mano a mano e arriviamo fino alla. Direttamente subito. No. È dietro. Okay. Quindi tu vai avanti, va avanti lui. Aspetta, Vito. Tu vai, ok. Ok. Vai. Sì, giusto per non intrecciare, non fare. Sono altri tipi di danni.